Ciao a tutti! Allora, anche questo video diciamo è un po' a sorpresa, almeno per me, perché oggi quando sono tornata a casa ho trovato nella cassetta della posta questo bel pacchettino viola che non mi aspettavo, con dentro una super sorpresa, ovvero una delle cialdine della nuova palette Duochrome di Neve. Sapete che il 16 settembre esce, l'hanno riproposta. E non ci sono tutti i colori originali perché appunto ne hanno cambiato alcune cialdine e ne hanno inseriti di nuovi. Se non sbaglio, quello che ho ricevuto io è uno di questi. Si chiama Fenice, come leggete qui, ed è questo color rame, un colore molto caldo con delle iridescenze, dei riflessi diciamo rosati. E che dire, appunto, io non mi aspettavo proprio di ricevere una delle cialdine, anche perché so che Neve avverte a volte quando invia i prodotti novità in anteprima. Io non ho ricevuto nessuna mail e quindi sono stata doppiamente contenta per aver ricevuto una sorpresa. E volevo farvi vedere innanzitutto la presentazione, insomma la confezione molto molto carina, in cartoncino rosa con le scritte iridescenti appunto, e all'interno c'è la classica cialdina neve contenuta nella plastica di protezione. Si apre così ed esce. Dietro non ci sono scritti né nome né ingredienti, essendo appunto un press sample e quindi mi sono attaccata io l'etichetta perché poi la andrò ad inserire nella mia palette di neve. Dietro al cartoncino c'è scritto nome, ingredienti, insomma tutte le nozioni utili da sapere riguardo l'ombretto. Non potevo aspettare e quindi ho deciso di farvi subito un trucco, che è questo qui. Avevo tanta voglia di farvi un look autunnale e appunto ho preso l'occasione, non vedevo davvero l'ora. Ho usato anche altri prodotti neve, altri ombretti che avevo e quindi insomma ho combinato varie cose, il colore nuovo con colori vecchi che magari insomma vi interessa vedere, eccetera eccetera. Avevo voglia di labbra scure e quindi ho inserito un rossetto scuro, e in più volevo anche farvi vedere il mio ciuffo perché sono andata, come vedete, a tagliarmi i capelli e la parrucchiera ha voluto provare il prodotto della Lorea Hair On, quelli tipo Hair Chalk, e mi ha fatto proprio il fucsia. Come vedete, da me non si vede tantissimo perché appunto io ho i capelli neri, però il riflesso, comunque un accenno di colore c'è. Io ho già lavato i capelli e vedete che un pochino resiste, quindi qualche lavaggio rimane. Vabbè, è carino insomma per cambiare un po' senza tenerlo su troppo e tutto. Vedremo quanto resiste, com'è la situazione, eccetera eccetera. Me l'ha applicato con una spugnetta, l'ha lasciato in posa un po', l'ha scaldato un po' col phon e via. Eccolo qua. Quindi vi parlo un po' dell'ombretto, visto che l'ho provato, ce l'ho addosso. È la classica cialdina di neve, vi ho già detto appunto che è un colore ramato, eccetera eccetera, non voglio ripetermi. Ho notato che ha una bella pasta, è molto ricco come colore, come vedete, e è stato difficilissimo fare le foto per il post sul blog perché non risulta veramente uguale, nel senso che è molto riflessato, molto anche metallico. La tendenza dell'autunno è il trucco metallico, quindi insomma questo qui può essere un ombretto adeguato. Come vedete, io ho fatto lo swatch qui, è molto molto intenso, quasi sembra quasi una crema, si sfuma bene, si stende molto bene senza problemi, senza zone vuote, eccetera eccetera. Vedete che bello il riflesso e tutto, è davvero molto corposo come colore. È un colore caldo, secondo me davvero autunnale,
Io appunto l'ho abbinato ad altri colori duochrome o comunque molto metallici, brillanti, che no, brillanti, shimmer, molto shimmer metallici che avevo, nella particolarità Dragon e Costa Smeralda. Ecco, non so più cosa dirmi, non voglio parlare a caso. Vi lascio al tutorial. E appunto sapete che la palette esce il 16 di settembre e la trovate sul sito Neve Cosmetics oppure sui negozi fisici, dai rivenditori che appunto hanno i prodotti del brand. E basta, io non ho l'altra palette. Vi dico la verità, non pensavo di prendermi nemmeno questa perché comunque sì, io amo i colori shimmer principalmente, ma non lo so, per ora no, vedremo in futuro, magari mi guardo ancora un po' di swatch online o le prime impressioni eccetera eccetera e vedrò di farci un pensierino, però sono molto molto contenta di poter provare questo colore e appunto darvi qualche spunto. Quindi buon tutorial e a presto. Ciao! Ok, ovviamente il protagonista del trucco sarà Fenice e lo vado ad applicare con un pennello come questo sulla palpebra. Cerco di applicarlo principalmente al centro e poi vedrò un pochino come sviluppare il trucco. Con un pennello da sfumatura abbastanza denso vado a sfumarlo nella parte interna. Ok, ho recuperato un altro, diciamo, duochrome di quelli in polvere, ovvero Dragon. Volevo appunto fare un trucco con prodotti neve, in modo da farvi vedere questo, ma magari anche altri. E lo vado a prelevare dal tappo. Questo qui è, diciamo, un viola verde molto carino e lo vado a portare qui nella V esterna. In modo da creare un'ombra bella scura. Come eyeliner invece vado ad applicare Incenso. Questo era di un'edizione limitata di un paio d'estati fa, se non sbaglio. E vediamo un po'. Per renderlo bello carico, lo applico bagnato. Quindi prendo il pennellino che ho deciso di usare, nel mio caso questo. Lo bagno e lo applico.
Riprendo il pennello con cui ho applicato Dragon e vado a sfumare ulteriormente. Intensifico un pochino Fenice al centro. Come avete visto con l'ombretto eyeliner non sono arrivata fino alla fine, ma l'ho sfumato fino, diciamo, a metà palpebra. Per la rima inferiore, siccome voglio creare, non so, un trucco un po' anche colorato, ma comunque autunnale, scelgo Costa Smeralda, che è un verde scuro, anche questo pieno zeppo di riflessi. Bagno sempre il pennellino, io uso lo stesso che ho usato per l'eyeliner, l'ho semplicemente pulito. E lo vado ad applicare. Prendo il pennello con cui ho sfumato Dragon e sfumo Costa Smeralda. Come punto luce all'interno dell'occhio vado a prendere Baby Doll, che è un altro ombretto in cialda, sempre di neve. Lo applico con un pennellino più piccino e asciutto. Riprendo Fenice, proprio un soffio, e lo sfumo sopra. Nella rima interna vado a sfumare un matitone marrone. E come vedete l'effetto non è troppo forte. E ora applico il mascara. Passo poi a sistemare velocemente le sopracciglia. E come sapete io amo applicare il bronzer, quindi pennello di neve Mint Tapered e bronzer Chocoholic. Vado a scaldare un po' il viso.
Sulle guance sempre di neve il blush Noblesse. L'ho scelto perché è il più scuro tra quelli che ho, quindi secondo me anche il più autunnale. È molto molto carino perché è questo rosa con un riflesso viola, oggi tutto riflesso. E per terminare sulle labbra non c'è niente di più autunnale di un rossetto scuro. Questo in particolare è il numero 309 degli Aim Pupa in Rouge Noir e mi piace un sacco, lo vado ad applicare, vediamo come sta. Ecco, mi piace un sacco questo rossetto, non vedevo l'ora che arrivasse proprio il periodo giusto per indossarlo. Quindi, questo è il look colorato, ma autunnale, come vedete, secondo me i colori appunto delle foglie o comunque i colori generali dell'autunno, molto caldi, insomma molto riflessati anche perché... Comunque c'è appunto questa luce calda, questi colori caldi in autunno, mi piace un sacco come stagione e avevo appunto tanta tanta voglia di iniziare con i trucchi, come dire, a tema. E quindi questo è quanto, spero come sempre di esservi stata utile. Ditemi se voi prendete la palette, se ci sono colori che vi intrigano più di altri, se avete già quella vecchia o insomma qualsiasi cosa. E spero appunto che il look vi sia piaciuto, vi bacio, vi ringrazio e vi lascio alle foto. Ciao!